Alessandro Bazzotti, Portfolio Manager di GCI Capital, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno Angela, buongiorno a tutti. Buongiorno Alessandro, allora dicevamo i dati sull'inflazione in Cina, guardiamo lo yuan, guardiamo l'euro dollaro, guardiamo quello che sta succedendo sul mercato valutario alla luce anche dei timori per la Grecia, insomma in questo momento, in queste giornate diciamo che è proprietà di oggi. Sì, sulle valute non sta succedendo tantissimo se non un movimento ieri che ha accelerato un po' di correzione della debolezza dello yen che quindi ha poi innescato di oggi. Sì, sulle valute non sta succedendo tantissimo se non un movimento ieri che ha accelerato un po' di correzione della debolezza dello yen che quindi ha poi innescato un po' di correzione generale della forza del dollaro, quindi anche un euro un po' più alto, però sempre all'interno di range abbastanza contenuti. Come dicevi giustamente tu, sono stati la Cina prima con una mossa del loro regulator due giorni la notte dell'altro ieri e poi adesso con l'inflazione a creare un po' di volatilità, ma soprattutto la decisione del governo greco di anticipare, di portare a dicembre le elezioni presidenziali, che è una mossa forse non disperata ma comunque una mossa di chiara difficoltà. In sostanza il governo greco vuole evitare di andare a queste elezioni presidenziali ed eventualmente anticipate parlamentari se andassero male le elezioni presidenziali, con una sconfitta netta incassata a fine anno nella rinegoziazione con la Troica del loro piano di supporto, e quindi hanno anticipato le cose. Questo però ha portato, diciamo così, nell'orizzonte visibile del mercato un problema potenziale abbastanza rilevante, quantomeno per la periferia europea, cioè il fatto che il governo non riesca a eleggere un presidente di sua nomina, e questo per la Costituzione greca comporta un automatico rinvio alle urne, e in questo momento Syriza, che è il partito di sinistra, che insomma rappresenta un po' un partito anti-istituzionale come da noi può essere, ma quantomeno nei rapporti con l'Europa come da noi potrebbe essere il Movimento 5 Stelle o Podemos in Spagna, e è molto probabile che vincerebbero in delle elezioni che si terrebbero nel caso gennaio, e questo insomma riporterebbe alla luce una serie di problemi che già si vedono nella press action che si è avuta nelle ultime 48 ore. Quanto riguarda adesso da qui alla fine dell'anno, che cosa vi aspettate? Perché abbiamo visto una BCE che non è intervenuta anche se ha lasciato la porta aperta, però il problema Grecia sembra adesso essere un pochino più impellente, il problema inflazione riguarda adesso la Cina, quello che abbiamo citato, ma ovviamente un tema che interessa tutto il mondo, in particolare la zona euro, e comunque vediamo ancora tanta volatilità, tanti problemi. Com'è il quadro da qui proprio alla fine dell'anno? Quindi stiamo parlando proprio del brevissimo, però considerando anche che è un mese che in genere è più dedito alle ricoperture, che ha questa forte volatilità, Alessandro? Sì, diciamo che il nostro consiglio di questi giorni è stato quello che ci sono stati dei movimenti di trend abbastanza interessanti negli ultimi mesi, su cui probabilmente molti operatori hanno beneficiato, che sia stata la forza del dollaro contro soprattutto euro e yen, che sia stata la forza della borsa americana o la sovraperformance della borsa americana rispetto a quelle europee, oppure i bond periferici europei, comunque tutti i movimenti che rischiano magari in queste ultime settimane dell'anno di vedere delle coperture importanti. Quindi il consiglio è di essere cauti e di prendere profitto almeno parziale per poi riniziare l'anno con insomma la mente un po' più sgombra e vedere se questi tre potranno continuare o meno. Il discorso Grecia è sicuramente impellente, probabilmente il giorno in cui ne verremo a capo sarà il 29 dicembre, cioè la terza votazione, che è quella con una maggioranza minore, 180 voti su 2 su 300, in ogni caso è improbabile che anche una sconfitta per il governo e elezioni anticipate diventino sistemiche come lo erano state 2-3 anni fa, perché comunque l'ECB è pronta o quasi pronta nel caso a cercare di mettere in pista un quantitative easing importante. Questo almeno è quello che si aspetta al mercato, quindi fino a quando il mercato non verrà deluso, eventualmente fino a fine gennaio, anche un eventuale problema Grecia dovrebbe rimanere limitato come spillover negli altri mercati periferici europei. Allora io la ringrazio per questo commento, Alessandro Bazzotti, Portfolio Manager di GCI Capital. Buon proseguimento dunque, grazie ancora.